Abbiamo fatto la scelta di puntare come segreteria regionale sui territori, quindi una doppia scelta: da una parte potenziare le sedi, dall'altra potenziare anche le federazioni con nuovi quadri dirigenti. Le sedi sono importanti perché sono un presidio anche del territorio sia per i servizi sia per l'attività sindacale, servizi che devono essere di qualità del patronato, del CAF, insieme all'attività delle federazioni che con la loro presenza danno un importante contributo anche al territorio. Questa è la nostra scelta, dobbiamo puntare su questo e andare avanti in questa direzione. Abbiamo deciso di ampliare la nostra struttura nel territorio, di investire in questo territorio bellissimo, ma anche dalle tante opportunità e dalle tante aziende che stanno cercando un luogo dove svilupparsi. Hanno scelto il Casentino e noi abbiamo scelto il Casentino per implementare servizi e la qualità della nostra offerta, non solo per essere vicini a tutte le persone che hanno bisogno e necessità di essere ascoltate. Abbiamo riscontrato che anche avere dei luoghi più accoglienti, più grandi, dove poter ascoltare le persone è fondamentale ed è importantissimo. E su questo abbiamo investito le nostre risorse, le risorse del livello regionale della CISL, che ha scelto di aiutare le periferie e i luoghi più lontani dai centri con i servizi. E da qui anche l'idea di poter, insieme ai sindaci del territorio, oggi abbiamo avuto il sindaco Vagnoli di Bibbiena che è venuto con noi ad inaugurare la sede, proprio per dimostrare che questa alleanza tra organizzazioni sindacali e sindaci deve essere forte e importante per dare una mano e aiutare le persone di questo territorio che non è marginale, ma è meravigliosamente aperto al futuro. I servizi che troverete qui sono quelli proprio che sono in tutta la nostra provincia, quindi il servizio del patronato INAS, il servizio del CAF con Nostra Toscana Servizi. Ci sarà sul sito sempre indicato quando saranno aperti, quindi nel sito della CISL che può essere consultato in qualunque momento. Quindi troverete qui l'ufficio vertenze per tutte le difficoltà nelle aziende, troverete le nostre federazioni che avranno degli orari precisi in cui faranno ascolto per tutti i problemi dei lavoratori. Sì, siamo davvero molto contenti come amministrazione di Bibbiena per questo nuovo investimento di CISL, che ringrazio subito, ringrazio tutti coloro che fanno parte di CISL, in particolare i responsabili di Arezzo e della Regione Toscana per aver voluto investire nel nostro territorio di Bibbiena, ma più in generale sul Casentino con questa bellissima nuova sede, che non è solo un contenitore, ma avrà tanto contenuto perché significa essere più vicini ai cittadini, cittadini che hanno necessità di avere risposte e di sentire la vicinanza delle istituzioni. E la CISL in un certo senso è un'istituzione così come lo sono i comuni, e quindi è importante implementare i servizi, e per questo ringrazio tanto CISL. La nostra è una vallata bellissima dal punto di vista naturalistico, ma anche importante dal punto di vista produttivo. Siamo uno dei distretti industriali principali italiani, e quindi ci sono tanti lavoratori, tante famiglie e anche tanti anziani, e quindi è importante dare loro risposte, e la CISL è in grado di farlo, e quindi con questa nuova sede sarà maggiormente in grado di poter dare queste risposte. Le collaborazioni con CISL sono tante, anche con il nostro comune, vanno avanti da tanti anni per cercare di trovare soluzioni, non ultima quella sulla sanità, sulla quale stiamo davvero insieme lavorando molto per cercare di fare pressione all'azienda sanitaria e alla Regione Toscana affinché migliorino i servizi sanitari della provincia di Arezzo.